Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi parlerò di Mirror Protocol e in particolare quello che voglio andare a fare con questo video è un tutorial step by step su come mettere in pratica e quindi implementare la strategia Delta Neutral, che sostanzialmente ci permette di ricevere degli interessi sfruttando Mirror Protocol senza però esporci alla fluttuazione dei prezzi di quello che in realtà andiamo a comprare. Senza perderci troppo in chiacchiere, partiamo subito cercando di capire da dove deriva, da dove nasce Mirror. Mirror è una piattaforma DeFi che è sviluppata sulla blockchain Terra, la quale a sua volta in realtà utilizza i Cosmos SDK. SDK sta per Software Development Kit. Sostanzialmente questo cosa significa? Significa che utilizza come se fossero dei mattoncini prefabbricati che permettono la creazione di una blockchain in modo molto più rapido, sicuro e ben testato. E tant'è che Terra utilizza lo stesso algoritmo di consenso in Proof of Stake di Cosmos. Ora, tutti gli effetti però, che cos'è Mirror Protocol? È una piattaforma di trading di asset sintetici. Non è una novità nel mondo cripto, basta pensare a Synthetix, che è una piattaforma su Ethereum che sostanzialmente permette di fare la stessa cosa. Questo, ragazzi, non vuole essere un tutorial sul trading, ma semplicemente un tutorial su come implementare la strategia Delta Neutral. Quindi io direi, partiamo subito col vedere una mappa, quantomeno, di quella che è la strategia Delta Neutral. Tra l'altro vi anticipo due cose. La prima è che voglio subito dare i credits a Danku R. Danku R è un ragazzo tedesco che ha sia un canale YouTube che un profilo Twitter ed è stato il primo a pubblicare questa strategia sul suo profilo, di conseguenza mi sembra giusto e onesto dare i crediti a chi se lo merita. La seconda cosa che voglio dirvi è che ci sono due versioni della strategia Delta Neutral. Questa, che è la strategia effettivamente Delta Neutral, dove sostanzialmente si è completamente non esposti alla fluttuazione del prezzo. E poi c'è quella che ho chiamato Delta Neutral Boost, dove sostanzialmente si fa la stessa cosa, ma si è esposti all'impermanent loss. Nel particolare lo vedremo dopo, ma comunque io vi farò vedere entrambe queste versioni e vi farò capire la differenza tra l'una e l'altra. Chiaramente se l'ho chiamata boost è perché a fronte di un rischio maggiore, nel senso che qui c'è l'impermanent loss, ho anche un rendimento maggiore. Partiamo subito con l'inizio di queste strategie. Tra l'altro vi faccio notare che la differenza nelle due è solamente in questa freccia, mentre tutto il resto rimane comunque uguale, quindi i primi passaggi non li farò doppi, semplicemente perché sono proprio gli stessi. Partiamo subito. Come vedete, il primo step è di andare a depositare su Anchor Protocol. Tra l'altro vi faccio notare che il mio esempio sfrutta un capitale iniziale di 7500 UST. Se voi avete un capitale differente, l'unica cosa che dovete cambiare sono le proporzioni, ok? Quindi 7500, 5000 sono i due terzi e questo è un terzo, ok? Molto semplice, quindi due terzi da una parte, un terzo dall'altra. Prima di tuffarci proprio su Anchor Protocol per vedere l'inizio di questa strategia, voglio farvi vedere un aspetto che è di fondamentale importanza dal mio punto di vista e che è la testnet. La testnet è la blockchain effettiva, quindi la Terra blockchain, ma dove gli asset che circolano non hanno alcun valore reale. E perché questo è importante? Perché, ad esempio, in questo tutorial io andrò ad utilizzare proprio questa rete, quindi questi 7500 UST che avete visto prima, che sono il mio capitale iniziale, sono dei 7500 UST che non hanno valore reale, ok ragazzi? E questo ci permette di testare l'implementazione di questa strategia senza avere l'ansia di sbagliare, l'ansia di perdere soldi. Quindi prima di tuffarvi subito a copiare questa strategia con soldi reali, ragazzi, mi raccomando, utilizzate la testnet. Tra l'altro vi lascio tutti i link in descrizione e vi faccio vedere adesso come usarla. La prima cosa che serve, ma questo serve anche volendolo fare con la mainnet, quindi la rete vera e propria, è avere l'estensione, ok, del wallet di Terra, che si chiama Terra Station. Tra l'altro, ragazzi, è facilissimo da scaricare perché è un'estensione di Chrome, quindi basta che scrivete su Google Terra Station Chrome Extension e ve la scaricate e ve la ritrovate qui nell'angolo in alto a destra. Io ho già caricato delle monete finte perché siamo nella testnet. La prima volta che voi scaricherete l'estensione, qui in alto ci sarà la mainnet, quindi voi dovete semplicemente premere qui, scegliere testnet, ok?
In questo modo voi adesso state lavorando sulla testnet e quindi tutti gli asset che vedete in questo mio wallet in realtà hanno zero valore reale, nel senso che questi 14.000, quasi 15 USD in realtà valgono zero. Per poter effettivamente ricevere degli asset in testnet basta andare a questo indirizzo qui che vi lascio in descrizione, fasso.terra.money, premere I'm not a robot, incollare il proprio indirizzo qui, andare a selezionare la moneta che si vuole ricevere. Ragazzi, potete divertirvi se volete, ma in realtà quello che vi serve è solo UST, quindi scegliete UST e premete su Send me tokens. Lui vi invierà 5.000 UST, potete farlo più volte in realtà, quindi volendo potete farlo 2-3 volte, avrete 15-20.000 UST, usate quelli che vi servono. Ecco ragazzi, fatta questa precisazione qui, noi andremo sempre a lavorare in testnet e in questo modo non ci preoccupiamo anche se commettiamo errori, anzi può essere anche un punto a favore, nel senso che capiamo quello che non deve essere fatto poi nella blockchain in mainnet. Gli step sono comunque gli stessi, nel momento in cui decidete di usare soldi reali, da qui tornate sulla mainnet, ok? E il gioco è fatto. Adesso spostiamoci subito su Anchor Protocol. Anche qui nell'angolo in alto a destra lui si collegherà all'estensione, quindi vedete che mi fa vedere che ho 14.000 UST che sono i miei UST in testnet. La prima cosa che devo fare è andare a depositare i 2/3 del mio capitale su Anchor. Quindi io vi ricordo che faccio l'esempio partendo da 7.500 UST, non guardate qua che ne ho quasi 15.000, e quindi ne deposito 5.000. che sono, vi ricordo, i 2/3, ok? Se voi partite con 100, i 2/3 sono 66, ok? Quindi fate le debite proporzioni. Premiamo su Proceed, ci chiederà di confermare, confermiamo, completata. Vedete che adesso su Anchor Protocol io vedo il mio deposito di 5.000 UST, vi ricordo che questi 5.000 UST cresceranno ad un tasso di interesse che è quasi il 20%, e se vado a vedere nel mio wallet, adesso io ho 4.628 AUST, la A chiaramente sta per Anchor Protocol. Vedete che non coincidono, cioè 4.628, ma io ne ho depositati 5.000. Questo è normale, quindi non preoccupatevi, perché in realtà gli AUST hanno un valore che è maggiore di un dollaro, e anzi in particolare la quantità di AUST resterà sempre fissa nel vostro wallet e non crescerà, ma il tasso di cambio crescerà a questo ritmo di interesse, quindi voi avrete sempre 4.628 AUST, ma se fra un anno questi 4.628 li andate a prelevare tramite withdraw, non preleverete 5.000 UST, ma 5.000 più il 20%. Adesso dobbiamo subito spostarci su Mirror Protocol. Eccoci qua su Mirror. Ragazzi, la prima cosa che dovete controllare è che qui in alto ci sia scritto testnet. Dovrebbe essere in automatico così, mi raccomando controllate, perché comunque se non c'è scritto testnet ma mainnet vuol dire che state lavorando nella blockchain reale dove i soldi contano. Per tornare un attimo sulle diapositive vi faccio vedere che step dobbiamo andare a fare adesso. Eccoci qui, noi abbiamo appena fatto questa cosa qui, cioè abbiamo depositato 5.000 UST su Anchor Protocol, e quindi lo step successivo è questo: andare a prendere questi 5.000 UST, che vi ricordo non sono più in UST ma sono in AUST, tant'è che qua ci ho messo un asterisco perché non sono 5.000 ma sono un po' di meno, che però hanno un controvalore di 5.000 UST, e vado a sostanzialmente shortare, vedete che questo è il ramo dove vado a shortare l'asset. Io qui in questa slide vi ho messo Microsoft, ma voi ne potete scegliere tranquillamente un'altra. Per restare coerenti andrò a scegliere anche io Microsoft, come nelle slide. Quindi, la prima cosa da fare è andare nella sezione Farm, quella che ci interessa, che nel nostro caso è M Microsoft, e premere su Short Farm. Ok, adesso prima di fare effettivamente i passaggi vi spiego che cos'è che stiamo facendo. Siccome la strategia Delta Neutral sostanzialmente consiste nel contemporaneamente shortare e poi comprare lo stesso asset, perché in questo modo da una parte vendo e dall'altra compro, allora non mi espongo al prezzo perché io sono, diciamo, neutro all'oscillazione del prezzo, perché ho entrambe le posizioni aperte. Dov'è che guadagno? Guadagno sul liquidity mining del token MIR proprietario. Quindi adesso, proprio questo passaggio specifico, che passaggio è? È il passaggio in cui io devo shortare il titolo.
Per shortare il titolo però ho bisogno di avere il titolo. E quindi com'è che faccio ad avere il titolo? Molto semplicemente Mirror mi permette di creare un asset sintetico andando a sovracollateralizzare la mia posizione. Che cosa significa? Vi faccio vedere compilando i campi specifici. Quindi qui ci chiede di scegliere l'asset con cui collateralizzare il nostro Microsoft e scegliamo non UST ma AUST, che sono sostanzialmente quei token che riceviamo dopo aver depositato su Anchor. Metto tutto quello che ho nel mio wallet, 4628, lascio 200%, perché vi ricordo che la sovracollateralizzazione vuol dire che io creo un asset che ha meno valore di quanto io metto a collaterale, altrimenti non avrebbe senso che io possa mettere a collaterale banalmente $100 per generare un'azione dal valore di $200, perché starei generando $100 di scarto che non sono coperti da niente. Quindi qual è il ragionamento? Io metto $5,000 di collaterale e, tra virgolette, genero $2,500 in azioni Microsoft, ok? In modo tale che il protocollo ha $2,500 in margine, ok? Extra. Questo vuol dire 200%. Potrei mettere ancora di più, mi sembra eccessivo. Attenzione, perché se metto troppo poco, e in particolare se scendo sotto 150%, rischio di essere liquidato, e questo è chiaramente un male, nel senso che si pagano delle fee quando si viene liquidati. Quindi lasciamo 200%. Quello che andremo a generare sono 8,60526 azioni MSFT Microsoft, e subito dopo averle generate le andiamo a shortare, le andiamo a vendere. Qual è il senso? Facciamo un recap. Io metto a collaterale i miei AUST per generare delle azioni Microsoft pari alla metà di quanto io metto a collaterale. Subito dopo averlo generato le vendo, e quindi grazie alla vendita io guadagno degli UST, in particolare ne guadagno 2417. Ecco qui ragazzi, purtroppo essendo in testnet a volte i calcoli saranno leggermente diversi dalla mainnet, nel senso che questi in realtà dovrebbero essere 5000 UST, e quindi io vendendo subito la metà di questo controvalore dovrei ricevere circa 2500 UST, qui invece ne ricevo 2417. Però ecco, per quanto riguarda queste piccole differenze dei prezzi, il motivo è che stiamo lavorando in testnet dove non è tutto preciso al 100%. A livello di prezzi, per il resto il funzionamento è preciso. Guardiamo qui, c'è una transaction fee, premiamo su farm, ok? Ancora una volta ci chiederà di confermare la transazione. Ok, adesso se premiamo my page, lui ci porterà nella mia page, e cos'è che si vede? Nella sezione borrowing, che vuol dire prendere in prestito, si vede che io ho messo a collaterale 4628 AUST, che sotto vedete c'è la conversione in UST che sono circa 5000. E poi ho preso in prestito questa quantità qui di asset, ok? E subito dopo, guardate qui nello short farming, che cos'è che si vede? Si vede che io ho shortato l'asset, ok? Perché short farming, quindi ho shortato la stessa quantità che ho generato, vedete che questi due numeri coincidono, e in particolare ho ricevuto 2410 UST per lo short del titolo. L'unica cosa alla quale bisogna prestare attenzione è che questi 2410 UST che io ricevo non li posso prelevare subito, ma devo aspettare 2 settimane. In particolare vedete che ora sono nella sezione locked, dopo 2 settimane li vedrete nella sezione unlocked, e premendo claim UST potrete prelevarli. Ecco che già attualmente stiamo guadagnando dei token MIR grazie al farming. Infatti vedete qui reward, io sto già guadagnando dei token, in particolare 0,001, ok? Li vedo anche qui in cima forse anche più comodo da vedere, e nel momento in cui decido di ritirare i miei MIR basta premere su claim all rewards e ricevete sul vostro wallet questa quantità di token che vedete qua. Attualmente vedete che lo short farming rende lo 0,57% su questo token, ok? Su questa azione Microsoft. Attenzione ragazzi che siamo solo a metà, cioè dov'è che siamo? Torniamo sulle slide. Siamo qui, cioè abbiamo fatto questa operazione qui, abbiamo preso i nostri AUST, li abbiamo messi a collaterale per generare la metà del valore, diciamo, in azioni Microsoft, questo vuol dire collateralizzazione 200%, e poi lo abbiamo shortato. Il prossimo step non è questo, attenzione, infatti vedete che qua c'è scritto dopo 2 settimane, ma è questo. Cioè dobbiamo andare long, perché altrimenti
non siamo neutri, ma siamo short, cioè speriamo che l'azione crolli, altrimenti noi ci stiamo esponendo al rischio di fluttuazione. Quindi per renderci delta neutral dobbiamo acquistare lo stesso quantitativo di azioni Microsoft che abbiamo shortato. Quindi torniamo su Mirror. Per fare questo, ragazzi, la prima cosa che dobbiamo fare è copiare questo quantitativo di azioni che abbiamo shortato, ok? Che io lo copi da qui o che lo copi da qui, è la stessa cosa perché vedete che il numero è lo stesso. Che cosa faccio? Poi vado su Trade, scelgo l'azione desiderata, eccola qui, e vado a Paste, vado a comprarla. Vedete che io ho incollato su MSFT, perché è lui che poi mi dirà quanto mi serve. E in particolare mi serve 2425 UST. Ce li ho? Sì, ce li ho, perché ricordatevi, io ero partito da 7500 UST, 5000 li ho messi a collaterale, ne ho altri 2500, quindi questi ce li ho perché sarebbe il terzo rimasto, ok? Premo su Buy, confermo la transazione, fatto, torniamo su My Page. Ok, guardate adesso qual è la situazione che avete, che abbiamo. Allora, in Holding abbiamo sostanzialmente tutti quegli asset che stiamo banalmente detenendo, come se avessimo comprato proprio l'azione Microsoft su un broker tradizionale. In particolare vediamo in balance che ne ho 8,620403. Ora, se fate attenzione, il valore non è spaccato identico a questo, vedete che qui è 620431, qui è 620403, ma la differenza direi che è veramente piccolissima, ok? Quindi possiamo quasi dire che abbiamo lo stesso quantitativo di azioni Microsoft da ambo le parti. Quindi, ricapitoliamo. Abbiamo 8,62 azioni Microsoft che deteniamo e abbiamo 8,62 azioni Microsoft che stiamo shortando. Quindi la nostra posizione delta neutral adesso a tutti gli effetti è attiva. Perché se Microsoft sale di prezzo, allora il mio holding varrà di più, perché io sto detenendo l'azione, questa vale di più e quindi il valore in UST salirà. Contemporaneamente, ragazzi, io sto guadagnando dall'holding perché Microsoft è aumentata, ma starò perdendo dallo short. Perché? Perché per chiudere la posizione dovrò acquistare questa quantitativa di MSFT ad un prezzo maggiore. Ma le due cose si controbilanciano alla perfezione, perché lo stesso quantitativo che io perdo qui lo sto guadagnando qui. E viceversa, se Microsoft scende di prezzo, qui nella parte di holding starò perdendo soldi perché il valore scende, ma nella sezione short io starò guadagnando perché ricomprerò le azioni Microsoft ad un prezzo minore. E questo ci consente di poter dire a tutti gli effetti che noi siamo neutri alla fluttuazione di prezzo delle azioni Microsoft. E allora da cos'è che guadagniamo? Guadagniamo da ben due cose, attenzione, quindi forse a voi ne veniva in mente solo una, ma sono due le sorgenti di guadagno. La prima è lo short farming APR in token MIR, quello che vi dicevo prima. Attualmente paga lo 0,57, ora lo 0,57 è molto poco, la media si aggira tra il 20 e il 40%, ovviamente ragazzi questi numeri sono destinati comunque un pochino a scendere, perché più gente arriverà ad utilizzare Mirror Protocol e più, in particolar modo, più asset verranno aggiunti, più queste percentuali devono diminuire, perché il quantitativo di MIR che viene emesso è sempre lo stesso, ma se prima ci sono 20 asset e poi ce ne sono 50, capite bene che la distribuzione prima era diviso 20, poi diventa diviso 50, quindi si abbassano per forza di cose. Per cui comunque, per darvi un'idea, dopo in realtà lo vedremo meglio perché vi presenterò un foglio Excel molto dettagliato, ma per darvi un'idea, attualmente tra il 20 e il 40% di ritorno. Ma questa è solo una fonte di guadagno, perché? Perché la seconda, e non dimentichiamocela, è che noi come collaterale abbiamo messo degli AUST, e vi ricordo che gli AUST guadagnano questo tasso di interesse, il 19,45, ok? Quindi le fonti, ricapitolo, sono due. Una, Anchor Protocol, perché il collaterale che abbiamo messo continua a salire nel tempo. E due, lo short farming. Ecco, voglio farvi notare una cosa. Vedete che adesso su Anchor io ho 0 UST in deposito. E uno dice, ma scusami, ma come ne ho 0? Ne ho 0 solamente perché nel mio wallet attualmente non ho più gli AUST. Perché non li ho più? Non li ho più perché li ho usati per metterli a collaterale, però... Cioè dovete sempre tenere a mente che questi qui voi in realtà ce li avete, nel senso che sono vostri. Anchor sta lavorando per poter fare in modo di
far vedere qui in Total Deposit il quantitativo di IUST, anche se questi sono detenuti come collaterale su Mirror, ok? Quindi magari nel futuro questo, diciamo, errore di interfaccia grafica, tra virgolette, non è un errore in realtà, però questo problema, perché magari uno si spaventa, verrà anche risolto direttamente da Anchor, quindi senza dover fare niente. A che punto siamo? Abbiamo completato il penultimo passo, cioè abbiamo comprato 2500 UST di azioni Microsoft. Come avete già visto, i prezzi sono indicativi, cioè tipo adesso non era 2500 ma 2418, 2420. Comunque l'idea è questa, ok? Comunque non era l'ultimo punto, perché l'ultimo è che dopo 2 settimane, come vi ho fatto vedere prima, quei 2500 UST quasi in realtà sono un po' meno, in particolare sono pari a quello che abbiamo comprato, quindi sono circa 2420 UST, da che erano locked diventano unlocked, quindi si possono prelevare. E che cosa si può fare? Beh, anziché tenerli nel wallet a fare niente, li si mette su Anchor Protocol a generare il 20% di interessi. Quindi vi faccio vedere su Mirror, eccoci qua su Mirror. Allora, questi locked, vedete che sono passati in unlocked, questi 2410 UST, io faccio claim, ok, torniamo nella my page. Adesso, se guardate il mio wallet, effettivamente forse è un po' difficile vedere il mio wallet perché avevo già degli UST prima, comunque mi sono tornati nel wallet, infatti se vedete qui non ho più gli UST nel unlocked. Vado di nuovo su Anchor, premo deposit e rimetto 2500, ok? Ecco fatto. Quindi, ricapitolando tutto, io adesso sto generando interessi da tre parti. La prima è che questi 2500 UST mi producono questo tasso di interesse, e questi qua li vedo proprio già qui su Anchor Protocol, eccoli qua. Il secondo è che sto farmando i token MIR a questo tasso di interesse, che attualmente è dello 0,57%, ma vi dicevo la media è tra il 20 e il 40, almeno adesso. E terzo e ultimo è che il collaterale che abbiamo usato per poter generare il quantitativo di azioni Microsoft è in realtà sotto forma di IUST, che vi ricordo guadagna questo tasso di interesse qua, ok? Quindi potrebbero, tra virgolette, essere riassunti in due. Il primo punto in cui guadagniamo soldi è dallo short farming, il secondo è dagli IUST su Anchor Protocol. L'ultimo punto che proprio vi voglio far vedere è come effettivamente andare a prelevare i token MIR, quindi facciamolo, anche se ne ho veramente pochi perché sono passati tipo 3 minuti. Quindi premo su Claim All Rewards, Claim, quindi confermo la mia transazione. Quindi avete visto, è tutto molto semplice su questo sito. Torno sulla My Page e se adesso vado a vedere, qui ho 0 token MIR perché li ho appena ritirati, e nel mio wallet, eccoli qua, ho il mio quantitativo di MIR. Che cosa posso fare poi con questi MIR? Beh, o li tengo e magari vado nella sezione Govern e li metto in staking e guadagno questa quantità di interesse, questa percentuale di interesse. E tra l'altro, se entro nella governance, vi ricordo che potete prendere parte alle decisioni del protocollo di Mirror. Oppure, se non volete esporvi alla volatilità di Mirror, andate su TerraSwap. Anche qui, ragazzi, vi ricordo di controllare che in alto a destra ci sia testnet, ok? In modo tale che siamo sempre sicuri che stiamo lavorando in maniera tranquilla. Comunque, TerraSwap banalmente è la versione di Uniswap su Terra, quindi scelgo Mirror, eccolo qui, MIR, e lo vendo ad esempio per UST. La fila voglio pagare in UST, ok? Ecco, faccio max, vabbè, non me lo fa neanche fare perché ne ho troppe poche, ne ho veramente troppi pochi, quanti ne ho? 0,001, evidentemente non me lo fa neanche compilare, vedete, account must be greater than 0, ok, quindi dovrebbe essere 1 almeno, però il senso è che quando passa un po' di tempo, che magari avete più di 0,00 e qualcosa MIR, basta andare su TerraSwap e fare il swap, che ne so, per UST o comunque per qualunque altra cosa vogliate, ok? Ok ragazzi, la strategia delta neutral semplice si ferma qui, cioè questa è a tutti gli effetti la strategia delta neutral. Ora vi voglio mostrare qual è la differenza della strategia Delta Neutral Boost e perché si chiama Boost, no? Avrà chiaramente un suo senso se si chiama Boost. Allora, ve lo spiego subito. La differenza, se notate, è che
Dopo 2 settimane, nella strategia normale, questi 2500 UST che ricevo dallo shorting li andavo semplicemente a rimettere su Anchor Protocol in maniera proprio tranquilla. Invece, nella strategia Boost, questi 2500 UST non li uso per depositarli su Anchor, ma li uso per fornire liquidità alla coppia Microsoft UST. Perché vi ricordo che quando io faccio uno swap tra i miei UST e Microsoft, quindi quello che ho fatto nella strategia Delta Neutral per poter comprare Microsoft, che se vi ricordate sono andato nella sezione Trade, è in realtà il sottostante che c'è un pool di liquidità UST Microsoft, ok? E quindi quello che io vado a fare adesso è proprio questo ultimo step qui. E vi faccio vedere la differenza in termini poi di rendimento. Eccoci qua su Mirror. Chiaramente se volete fare la strategia Boost, ragazzi, non dovete depositare 2500 dopo 2 settimane su Anchor, ma tenerveli perché vi serviranno. Andare in Farm, selezionare sempre la nostra Microsoft, ma stavolta non Short Farm, ma Long Farm. Vedete che l'interesse attualmente è del 168%. Qui vedete che lui ci dice provide Microsoft, Microsoft can be bought or borrowed, ma noi non dobbiamo né prenderla in prestito né comprarla perché già ce l'abbiamo, quindi semplicemente mettiamo tutto quello che abbiamo e lui in automatico ci andrà a compilare con la quantità giusta, che sostanzialmente è il valore di Microsoft in UST, quindi 2421 UST. Premo su Farm, completato, vado in My Page. E qui, ragazzi, la differenza rispetto a prima è che nel holding adesso non ho niente, quindi qui ho veramente dei rimasugli 0,001, come se non avessi niente. Ma mi è comparsa, eccola qui, questa nuova sezione, la sezione farming, che è diversa dallo short farming. E cos'è che mi dice la sezione farming? Vedete che io ho un LP token, LP vi ricordo che sta per liquidity provider, in particolare ho 8,61 eccetera eccetera Microsoft e 2419 UST, e sto generando tramite il farming al 168% token MIR, e vedete che adesso il mio reward è 0, ma questo crescerà nel tempo. Quindi rispetto alla strategia di prima questa è molto più profittevole, ma attenzione, perché nel momento in cui fornisco liquidità a Microsoft UST mi sto esponendo al rischio di impermanent loss. Quindi vi ricordo che se vi interessa magari un video proprio più specifico su questo tema, me lo potete scrivere qua nei commenti. Ne ho comunque accennato nel video sul farming, quindi vi linko qui in alto a destra se volete darci un'occhiata, perché quantomeno avete un'idea di quello che è l'impermanent loss. Vi faccio vedere anche questo tool. Ecco qua, ragazzi, questo si chiama Sballer ed è un impermanent loss simulator. In realtà è fatto per Balancer, ma può essere tranquillamente utilizzabile anche per capire come funziona su Mirror. Ora all'inizio vi metterà probabilmente anche un altro asset qui, basta premere su Remove in modo tale che ne abbiamo due. Nel primo campo ci scriviamo MMSFT, nel secondo UST. Price changes, qui mettiamo 0. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente UST non è cambiato, anche perché UST in teoria è sempre un dollaro. E poi mettiamo che Microsoft salga del 20%. Ricordatevi che comunque 20% nel mercato azionario non è poco, cioè se Microsoft cresce del 20% in un anno comunque è una buona crescita. Pull weight è 50-50, quindi non quello che era prima. E guardate quant'è l'impermanent loss. In questo caso qui è 0,41%. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi aveste detenuto gli asset senza averli messi in liquidity provider, cioè senza aver, diciamo, immesso liquidità nella pool, avreste fatto lo 0,41% meglio. Attenzione che non si sta tenendo conto del farming, perché vi ricordo che è vero che vi esponete a rischio di impermanent loss, ma avete un long farming che attualmente è tipo del 168%, quindi direi che più che compensato. Spingiamoci anche oltre, cioè ipotizziamo che Microsoft in un anno fa il 100%, che, ragazzi, cioè non dico che è impossibile, ma è quasi impossibile. Ma nonostante questo, cioè anche se Microsoft cambiasse di valore del 100%, che è veramente tantissimo, comunque l'impermanent loss sarebbe del 5,72%. Questo perché ve l'ho fatto vedere? Solo perché comunque spesso uno dice rischio di impermanent loss, allora non voglio fare niente. Cioè, è vero, è un rischio, va conosciuto e non va sottovalutato,
però non va anche demonizzato, ok? Perché avete visto che comunque si tratta di numeri tranquillamente irrisori in confronto a quello che è il farming, in questo caso nel token MIR. Questa, ragazzi, è tutta la strategia Delta Neutral Boost. Prima di passare a vedere le analytics e le statistiche, quindi tutti i dati precisi su qual è il capitale minimo che conviene avere per rendere la cosa profittevole, quanto rende in percentuale all'incirca, in media, tutte queste cose qui le vedremo alla fine del video, ho preparato un Excel apposito, vi voglio far vedere come chiudere tutta questa strategia per, diciamo, mettiamo che l'anno prossimo vogliamo ritirare tutto, quindi cosa devo fare? Allora, sostanzialmente si tratta, ragazzi, di fare le frecce in senso opposto, chiaramente, e quindi ve lo faccio direttamente vedere. Parto da questo caso qui, quindi dalla Delta Neutral Boost. Perché? Perché in realtà la Delta Neutral è uguale, semplicemente che qui ho uno step in più da fare, che è questo al contrario. Eccoci di nuovo su Mirror. Come prima cosa vado a chiudere il long farming, quindi da qui io vado in Unstake, metto tutti gli LP token che possiedo e riceverò questa cosa qui, questa quantità qui di azioni Microsoft più UST. Premo Unstake, confermo la mia transazione. Adesso infatti nella mia page, quindi in My Page, vedete che ho di nuovo nella sezione Holding il mio quantitativo di azioni Microsoft e non ho più la quantità Farming, o meglio, c'è ancora, ma non c'è niente al suo interno. C'è ancora perché mi erano rimasti questi token MIR che in questo periodo avevo farmato, quindi banalmente vado su Claim All Rewards, come vi ho fatto vedere prima, per ritirare i MIR che farmo. Comunque questo non lo faremo adesso, cioè ve l'ho già fatto vedere. Adesso devo chiudere la sezione Short. Quindi come faccio a chiudere la sezione Short? Devo ripagare con questo quantitativo di azioni Microsoft, perché come funziona uno short, io vendo un titolo e poi quando lo chiudo devo ricomprare lo stesso quantitativo di azioni che ho venduto e sperabilmente ad un prezzo minore di quello a cui l'ho acquistato, quindi devo avere esattamente questo numero di azioni Microsoft. Attualmente io quante ne ho? Ne ho 8,61, vedete che c'è uno scarto di 0,01, perché? Questo per dei motivi molto semplici, cioè che è passato un po' di tempo, in particolare sono passati dei minuti, nel momento in cui ho inserito la mia liquidità nel long farming ho perso evidentemente un pochino di azioni Microsoft, ok? A causa dell'impermanent loss microscopico che c'è stato in questo periodo. Diciamo che a lungo termine questo è irrilevante, ma in questo esatto momento io sarò costretto a comprare, pagandolo in UST, 0,01 azioni Microsoft per poter chiudere la posizione. Quindi questo passaggio lo salto in questo momento, ma sappiate che per poter chiudere la posizione short dovete avere un numero quantomeno uguale, se non maggiore, uguale per chiuderlo in pacca, di azioni Microsoft che avete preso in prestito. Ho saltato il passaggio in cui compravo pochissime azioni Microsoft, vedete che adesso ne ho 8,71, banalmente perché non è importante, comunque semplicemente sono andato nel trade e ho comprato pochissime azioni Microsoft. A questo punto posso andare in Manage, qui in alto selezioniamo Close, premiamo su Close. Importante da notare che oltre alle classiche transazioni che si pagano per poter fare una transazione, c'è anche quella che si chiama Protocol Fee, che è pari all'1,5% del capitale che avete messo. Questa è una fee che si prende il protocollo, quindi anche questa è da tenere in considerazione, la vedremo dopo nel foglio Excel. Premiamo su Close, firmiamo la transazione, My Page. Ok ragazzi, adesso abbiamo chiuso tutto, nel senso che in holding non abbiamo più niente, vedete che qua mi è rimasto pochissime azioni Microsoft perché ho voluto abbondare per non avere troppi problemi, ho pochissimi token MIR che sono quelli che avevo guadagnato prima, non ho più niente nel long farming e non ho più niente nello short farming, ok? Quindi avete tutto nel vostro wallet adesso, d'accordo? Quindi siete tornati come prima, volendo io potrei andare su Anchor e prelevare tutto, quindi premere su Withdraw, selezionare il massimo quantitativo disponibile, firmare la mia transazione ed ecco che ho di nuovo i miei UST iniziali. Vedete che se vi ricordate ne avevo quasi 15.000 ed eccoli qua, ok? Adesso probabilmente ne ho persi un pochino, ma perché? Perché ho pagato le fee, perché ho pagato soprattutto la protocol fee che vi ricordo pari all'1,5% e non ho avuto nessun guadagno perché ho tenuto la posizione aperta troppo poco, quindi i miei token MIR che mi dovrebbero garantire l'interesse principale sostanzialmente non hanno avuto il tempo di generarsi, ok? Va bene, adesso passiamo ragazzi a una parte che forse
è addirittura la più importante. È vero che è fondamentale sapere a livello pratico come fare le cose, ma è forse ancora più importante capire se è profittevole per noi e in più quale token scegliere, cioè quindi quale azioni comprare, quella che rende meglio, quanto rende in media e quanto incidono le fee sul nostro capitale. Quindi adesso vi faccio vedere questo Excel che potete tranquillamente utilizzare, quindi ve lo lascio comunque in descrizione. Parto subito col dirvi che i dati che vi farò vedere sono dati medi che possono variare in base al vostro capitale iniziale, ma bene o male sono molto molto fedeli alla realtà, quindi diciamo che questo foglio Excel vi può dare tranquillamente un'idea piuttosto fedele di quello che sono le fee che andrete a pagare e di quelli che sono i profitti che andrete a ricevere seguendo queste strategie. Ragazzi, questa è la parte che mi ha richiesto più tempo per portarla a termine, spero che vi piaccia, spero che sia facile da capire. Vi chiedo di mettere un bel like al video se lo avete apprezzato, così anche YouTube mi pompa come deve pompare Bitcoin. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e, già che ci siete, potete seguirmi pure su Instagram, dove ogni giorno pubblico dei post che possono essere molto utili e soprattutto c'è una interazione sicuramente più immediata. Andiamo subito a capire come funziona questo file Excel e vi dico subito che se andate su File e premete su Make a Copy, o comunque Crea una copia in italiano, sostanzialmente vi creerà una copia nel vostro Google Drive e la potrete modificare tranquillamente. L'unico dato che dovete toccare è il capitale qui in alto. Tutto il resto del foglio è automatico. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se voi avete un capitale, come nel mio esempio, di 7500, allora mettete 7500. Mettiate che avete 10.000, allora scrivete 10.000, inviate e vedete che tutti i dati cambiano in automatico, quelli che devono cambiare, e le formule si aggiornano di conseguenza. Notiamo subito che sotto ci sono quattro fogli, in particolare due perché c'è strategia Delta Neutral e Neutral Boost, e poi altri due perché le fee sulla blockchain di Terra variano molto sotto e sopra una soglia. In particolare sopra i 1000 UST le fee sono all'incirca queste, sia che voi abbiate 1000 UST sia che ne abbiate, per dirvi, 100.000, praticamente non cambiano. Invece se avete meno di 100 UST le fee si abbassano notevolmente, ok? Infatti se andate a vedere la differenza è piuttosto importante. Già da qui capiamo qual è la fascia più sfortunata, tra virgolette. È la fascia che va tra i 200 e i 1000, ok? Per essere magari un po' meno brutali, tra i 200 e i 500 UST, perché è comunque profittevole la strategia. Però rispetto a avere un capitale inferiore ai 100 UST o avere un capitale maggiore di 1000 UST, diciamo che le fee andranno ad incidere in maniera maggiore. Questo perché? Perché andrete a pagare delle fee che sostanzialmente sono molto simili a chi ha più di 1000 UST, perché è proprio come se ci fosse una sorta di sbarra sui 100 UST, quindi sotto le fee sono basse, sopra, già se avete 200 UST, le fee sono, non dico uguali a queste, ma sono molto prossime a queste, capito? Quindi qual è il capitale minimo da avere? O sotto i 100, quindi direi quantomeno 70, ragazzi, cioè con meno di $70 è veramente sconveniente, oppure più di 1000. Detto ciò, se vi dovessi dire proprio la mia, vi consiglierei di partire con almeno 1000 UST, quindi è profittevole anche sotto i 100, magari all'inizio per poter provare, però non immaginatevi chissà quali guadagni, soprattutto le fee incideranno maggiormente. Ora vi spiego come funziona, quindi a livello pratico ve l'ho detto, cioè voi scrivete qui la vostro capitale, tutto compila e va bene. Interpretiamo i dati, quindi questa parte di sinistra è la parte di apertura della strategia, quindi il deposito iniziale su Anchor di questa cifra qui e queste sono tutte le fee, quindi $1.67, l'apertura della posizione short, l'apertura della posizione long, quando dopo 2 settimane fate l'unlock degli UST, e questo vi ricordo è strategia Delta Neutral, quindi dopo 2 settimane sbloccate gli UST, li depositate su Anchor, quindi fee di Anchor, e poi ogni volta che fate il claim dei token MIR, che è la rewards che ottenete per il farming, qui c'è una piccola fee. La parte di destra invece è la chiusura della strategia e
potete tranquillamente vedere che da padrona la fa la protocol fee, perché la protocol fee è pari all'1,5% del capitale. Attenzione, non del capitale iniziale, ma del capitale che andate a depositare su Anchor, col quale aprite la posizione short. E questo 1,5% resterà sempre, quindi anche se voi mettete, vi faccio vedere, se io metto tantissimi zeri, vedete che alla fine questa protocol fee sarà sempre piuttosto alta, perché è direttamente proporzionale al vostro capitale, quindi sarà sicuramente la parte che incide di più. Comunque rimettiamo 7500. Ecco che qui c'è il totale delle fee diviso per apertura strategia, chiusura strategia. Qui il totale, quindi è semplicemente 5 più 75. Il totale in percentuale, quindi questo 1,08%, è il peso delle fee sul vostro capitale iniziale. D'accordo? Quindi è quello che, tra virgolette, perdete in fee. E poi, ragazzi, questa è la parte più importante, questa tabella qui, che cosa dice? Allora, qui vi ho stimato delle fasce di guadagno che vanno dal 20 al 40%. Questo perché almeno potete avere un'idea più precisa. Come notate, vi ho sottolineato una riga, e notate che nella Neutral Boost è sottolineata un'altra riga, in particolare quella del 40%. Perché? Perché la riga che ho sottolineato è l'attuale rendimento medio della strategia. Quindi vedete subito che la Delta Neutral Boost rende di più, circa il 10% in più. Però le cose potrebbero cambiare, in particolare potrebbero abbassarsi un pochino gli interessi sul farming, questo è per il motivo che vi ho spiegato all'inizio. Di conseguenza io comunque vi ho messo una fascia che va dal 20 al 40%, perché comunque questo foglio Excel vuole essere una stima. Quindi questo è il profitto che andrete a realizzare dopo un anno, quindi questo è dopo un anno. Questo net profit è semplicemente il profitto a cui abbiamo tolto le fee, ok? E quindi il net profit è effettivamente quello che vi portate a casa. Cioè voi magari guadagnate, che ne so, il 30%, ma tolte le fee avete guadagnato circa il 29. Quindi vedete che con un capitale superiore a 1000 USD si può dire che comunque le fee incidono molto poco, anche perché il 28,92%, quindi è quasi il 30%, è un rendimento piuttosto goloso. Tra l'altro, se prendiamo la Delta Neutral Boost, siccome attualmente rende anche poco più del 40% in realtà, vedete che si tratta di quasi il 39% di profitto netto al netto delle fee. Guardate come cambia la situazione quando il capitale è sotto i 100. E qui ho messo come esempio 75 USD di capitale. Vedete che è più di 4 volte tanto la percentuale di incisione delle fee. Guardate, prima era 1,08, qui diventa 4,29. Questo perché è vero che le fee si abbassano, ma non si abbassano in modo proporzionale e quindi incidono molto di più. Tant'è che vedete che in realtà non cambia niente, però guardate come si distacca il profitto, diciamo, scritto dal profitto reale, cioè 20, 15, 30, 25, insomma stacca di quasi un 5%, in particolare stacca del 4,29%. E qui stessa cosa, Delta Neutral Boost rende poco più del 40%, che però se utilizzate un capitale inferiore a 100 vi rende circa il 35-36%. Adesso ragazzi vi faccio vedere altri due siti che non ho fatto io, quindi merito a chi li ha fatti. Uno è Mirror Tracker, vi lascio il link in descrizione, mirrortracker.info. Se andate a premere su Charts, che sostanzialmente vuol dire grafici, c'è Historical Long e Historical Short. Ora, aprendo Historical Long, qui vi fa vedere sostanzialmente la media di quanto ha reso un asset negli ultimi 30 giorni. Nel nostro esempio che avevamo scelto Microsoft, vediamo dov'è, eccolo qui, MMSFT, e vale, vedete, average APR 33%, quindi il long ci dà il 33% e lo short ci dà il 23%. Poi a questo dovete aggiungere il fatto che una parte del vostro collaterale guadagna sempre interessi su Anchor ad un interesse del 20%. Questo sito può essere utile perché vi può dare un'idea di quali siano quegli asset che magari rendono un po' di più. Attenzione perché è basato sui 30 giorni passati e le cose possono cambiare molto. Però insomma potete basare un po' i vostri ragionamenti su questi dati. Un sito ancora più utile è questa cartella Drive, che vi linko in descrizione, di AlphaDefi. AlphaDefi lo potete seguire su Twitter, ha un profilo veramente molto molto utile perché guardate quanti fogli Excel di dati contiene. E i più utili a mio avviso sono
daily long APR e daily short APR, che sostanzialmente, se li apriamo, vedete cosa sono. Questo è il daily short, cioè, che ne so, scegliamo quello che ci interessava, che era M Microsoft. Questo qui, purtroppo poi qua non si legge, vedete la data è qui, 27 luglio, 26 luglio, 25 luglio, è la media del rendimento ogni giorno. Questo dovete vederlo in percentuale, quindi 0,0179 dovreste fare per 100, ok? E questo è il rendimento dello short APR, d'accordo? Invece, se andate in daily long, qui vedete sostanzialmente tutti i dati relativi al long APR. Anche qua selezionavo Microsoft e vediamo che nella giornata di ieri rendeva il 29%, quasi il 30% in APR sul long farming. Quindi questo può essere utile perché almeno vi dà un'idea maggiore. Qui magari vi sembra tutto molto confuso, ma questi numeri non sono nient'altro che percentuali. Guardate, vi faccio notare come gli interessi erano altissimi all'inizio. Guardate, qui era aprile, gennaio, febbraio, marzo, aprile, e alcuni erano addirittura al 150% di APR, e adesso chiaramente si sono ridotti molto. Vedete che più o meno stanno tra il 30, tra il 25, 20, 25 e il 40, 60 in alcuni casi per cento nei long APR. Stessa cosa per gli short. Gli short sono un pochino più bassi, almeno al momento, e la media comunque, ragazzi, è attualmente quella che vi ho fatto vedere qui, ok? Spero che abbiate davvero apprezzato questo video. Scrivetemi qua sotto nei commenti qualunque tipo di dubbio, io vi risponderò subito o comunque il più presto possibile. Condividete questo video con i vostri amici se vi è piaciuto. Davvero, ragazzi, io sto facendo del mio meglio e spero che questi contenuti vengano apprezzati molto da voi. Datemi dei feedback, che mi fa sempre piacere. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!